Amici, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andremo a realizzare un cuscinetto per la festa della mamma. Per la realizzazione di questo cuscinetto andremo a utilizzare la ricamatrice, quindi vi farò vedere passo passo come fare per realizzarlo, dandovi anche dei spunti e delle idee. E poi utilizzeremo anche questo tessuto. Questo è tipo pellicciotto. Essendo morbidoso, così soffice, pensavo che poteva essere perfetto per la realizzazione di questo progetto. Ma adesso, come dico sempre, bando alle ciance e all'opera! Io ho già passato il file alla macchina, come potete vedere. Sono due passaggi: uno che è il primo cuore che servirà per fermarlo. Per fermare il nostro tessuto al telaio, e poi il secondo che servirà per chiudere il cuore. Qui ho già preparato il telaio. Questo è il telaio quello 20x30, quindi quello più grande. Ma poi, se non avete un telaio così grande, non vi preoccupate, perché poi vi metterò il file sia di questa misura che di una misura un po' più piccola. Ma comunque, essendo una semplice traccia, cioè non è un ricamo complesso, potete anche eventualmente ridurlo se avete il programma, quello che poi in automatico farà il calcolo dei punti per poterli sistemare. Quindi, se avete o il programma della Drawing o un altro dove per l'appunto può sistemare questi punti, potete anche rimpicciolirlo il cuore. Allora, come prima cosa, io andrò a mettere quindi il mio tessuto. Sul telaio in questo modo. Poi, essendo che io andrò a utilizzare una stoffa che non è proprio una stoffa, ma è tipo una pellicetta, quello che dobbiamo andare a fare in questi casi è metterci una busta di protezione, oppure esistono proprio delle bustine idrosolubili. Create proprio apposta per queste cose, ma andrà benissimo anche una bustina, come ho già detto in tanti altri video, che sia una bustina o per il congelatore, quindi però quelle sottili, non quelle spesse pesanti, oppure io andrò a utilizzare questa, che sono una di quelle bustine riciclabili, fine fine, leggere leggere, quindi non siete obbligati a comprare per forza poi quelle idrosolubili proprio apposta per questi lavori. E ora incominciamo con il primo giro. Ovviamente manterrò sia la bustina, non ovviamente schiacciando troppo, se no altrimenti potrei rompere il telaio, però leggermente per accompagnarlo in modo che il piedino almeno non si incastra con la bustina. Questo è il primo giro. Ora io lo lascerò semplice, non ci vado a fare nessun ricamo, perché poi in un altro video che uscirà tra qualche giorno vi farò vedere invece come andrò a decorarlo in modo diverso, quindi senza un ricamo. Per chi invece desidera fare un ricamo, adesso può benissimo a questo punto fare il ricamo, perché ovviamente questo è il lato del dritto. Ok, quindi se volete fare una scritta, se volete insomma ricamarci un fiore, qualsiasi cosa, lo dovete fare in questo momento. Io invece andrò a mettere l'altro pezzo di tessuto per coprirlo in questo modo. Ovviamente questa volta metterò questa parte che è il dritto su questo che è il dritto e il rovescio quindi rivolto verso di me. Anche qui vado a mettere sempre la bustina come ho fatto prima.
Quindi, come prima, ovviamente mantengo il tutto per evitare che si sposta qualcosa. Andiamo a smontare il tutto. Andiamo a tagliare adesso qui intorno. Allora, dove c'è l'apertura lasciamo un pochino più di stoffa, quindi qui tagliamo in questo modo. Ok, non so se si vede, ma qui abbiamo lasciato circa 1 cm, mentre di qua abbiamo lasciato quasi 2 cm, che è la parte dove c'è l'apertura. Ok? Quindi questo perché dopo dobbiamo andare e fare il punto invisibile. Qui sulla parte di sotto dove c'è la punta del cuore taglio un pochino di più, ovviamente facendo attenzione a non andare sopra la cucitura, e anche qua sopra faccio un tagliettino in questo modo. Allora, io adesso, siccome che ho scelto un tessuto che questo qui comunque è abbastanza elasticizzato, comunque cede, non serve, faccio tutti i taglietti intorno. Se voi invece avete utilizzato un tessuto tipo di cotone, insomma un tessuto che non cede, dovete andare a fare tutti i taglietti tutti intorno, perché il cuore, appunto, essendo rotondo, per far uscire bene il lavoro bisogna fare questi taglietti. Adesso svoltiamo. Ok, qui posso anche andare e eliminare la plastica, perché ora ovviamente non serve più, quindi basterà levarla. Vedete? A me è uscito bello rotondo anche senza i taglietti, perché è proprio il tipo di tessuto che lo permette. Adesso qui dall'apertura andiamo e lo riempiamo tutto. Per riempirlo io andrò a utilizzare questi fiocchettini, quindi quando li andiamo a mettere dobbiamo un pochino allargarli e poi inserirli all'interno. Questo è un modo, perché così facendo in questo modo il nostro cuscino uscirà bello soffice soffice. All'inizio le mettiamo tutto sulla parte superiore e poi piano piano scendiamo fino all'apertura. Ok, e questo è il cuscino imbottito. Io ho scelto di imbottirlo così, non mi piace tanto imbottito, ma questo poi è facoltativo, vedete voi, insomma, in base alle vostre esigenze, come lo volete fare, più o meno imbottito. Adesso andrò a effettuare il punto invisibile qui sotto per chiuderlo e ci vediamo dopo che l'ho fatto. Eccolo qua, il nostro cuscino terminato. Quindi, come vi dicevo prima, basterà poi chiudere qui sotto ed il cuscino è pronto. Ora il mio è così semplice perché, torno a ripetere, poi farò un video dove andrò a decorarlo, quindi poi vi farò vedere come lo decorerò io. Però ovviamente voi volendo potete, come vi ho già detto prima, ricamarci sopra un qualche cosa, qualsiasi cosa che voi volete. Guardate quanto è bello. Quindi, se non vi volete perdere il prossimo video dove appunto andrò a decorarlo e non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi e accendete la campanellina.
così che non vi perderete quello e altri video. Per qualsiasi dubbi, domande che voi potete avere, scrivetemi qui sotto nei commenti. Mi potete anche scrivere un semplice saluto, a me piace, fa tanto piacere leggere i vostri commenti. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un bel like, condividetelo così che il canale può crescere e se siete curiosi di vedere tantissime altre cose, andate su tutti i miei social che troverete poi il link qui sotto, iscrivetevi anche lì così che puoi vedere tantissimi altri lavori che faccio. Adesso vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao amici, a presto!